tedesco della competizione. Prelude. Preludio. Ovviamente, come si capisce dal titolo, parla di musica, preludio musicale, ma anche preludio in maniera molto naturale di vita. È un racconto di formazione. Un racconto di formazione che si svolge principalmente intorno a una scuola per musicisti, molto severa, con insegnanti molto rigidi. E, il protagonista si chiama David ed è un ragazzo completamente concentrato sulla musica, che sta tentando, è in gara, in competizione in pratica, per ottenere una borsa di studio per una delle più prestigiose scuole musicali del mondo, la Juilliard School di New York, che è appunto una scuola di musica, spettacolo, d'arte, tra le più importanti del mondo. E quindi è concentrato sulla musica, e però gli capita anche di incontrare una ragazza. Cioè, in realtà i protagonisti sono David più una sorta di amico-nemico, un nemico competitore che si chiama Walter, e Marie che è una specie di giovanissima femme fatale, insomma è una ragazza che gioca un po' con i sentimenti, gioca con la vita, come capita alle ragazze di quell'età. È un film, allora, per certi versi non c'entra nulla in realtà dal punto di vista stilistico, probabilmente, però ci sono certi momenti del racconto e certi momenti del rapporto tra i tre che ad alcuni di noi, quando l'abbiamo visto, hanno fatto venire in mente, hanno delle analogie con Dreamers di Bernardo Bertolucci, tanto per inquadrare il tema, ed ha una in perfetta linea con la dura scuola romantica tedesca, sostanzialmente. È il primo lungometraggio di una signora che vi presento, Sabrina Sarabi. E con noi insieme alla produttrice Yvonne Reilly. Hello. Thank you for coming, you all, and I guess I just wish you a nice screening today, and I will be here after with Yvonne too, and have a good time. And thank you especially to you and to the festival to invite us and to like this film and wanting to present it in the competition here. So we are very curious how you like it. Buonasera a tutti e ringrazio dal profondo del cuore anche la produttrice del festival per averci invitato, aver preso il nostro film in competizione, e spero vi piacerà il nostro film. Per adesso, dice la regista, vorrei semplicemente vi auguro una buona visione, spero che vi piaccia il film e ne parleremo dopo. Bene, ringraziamo Sabrina e Yvonne. Come vi hanno già anticipato, la 15 Q&A, buon divertimento.